Signor Questore, senta, questa installazione di telecamere di nuova generazione in città, ora sono circa una novantina, ma arriveranno addirittura 200, diciamo un grande apporto in termini di sicurezza, no? Assolutamente sì, perché ci aiuta sia sotto il profilo preventivo, quando ad esempio c'è una manifestazione di ordine pubblico, possiamo avere una visione complessiva e quindi calibrare, diciamo, i nostri eventuali interventi, e sia sotto il profilo ovviamente della polizia giudiziaria, perché se viene commesso un reato ovviamente le telecamere riprendono la scena del delitto, e questo assolutamente ci aiuta particolarmente. Ecco, nelle zone, diciamo, più sensibili alla città, quindi la solita Piazza Repubblica, stazioni, immagino siano più monitorate rispetto alle altre. Sicuramente sì, perché le telecamere ovviamente non possono coprire tutta la città, ma coprono quegli obiettivi particolari e quelle zone che sono chiaramente un po' più critiche rispetto ad altre, e anche questo è un notevole passo in avanti. La cosa importante però è quella di dire che la videosorveglianza non sostituisce la persona, non sostituisce il controllo del territorio, che comunque viene sempre garantito dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia locale, ma sicuramente ci aiuta notevolmente. Senta, sicurezza, ogni tanto la percezione da parte dei cittadini traballa un attimino in questo senso, lei che cosa ci può sicuramente rassicurare, immagino? Sì, la percezione è molto importante, noi ovviamente ci lavoriamo e attenzioniamo, però io mi sento di rassicurare i cittadini, le statistiche dei reati sono in calo, Varese è una città assolutamente sicura.